Ciao Tribù, siamo qua con Ambra Pazzani. Siamo a dove dire bomba ragazzi? No. No. No, ti prego. E siamo qua perché parlandoti ho scoperto che a te interessano queste cose. Lei è biologa, ragazzi, cioè io non lo sapevo, cioè ti seguo da un casino di tempo. Tra l'altro devo dire a Maurizio che sono venuto a conoscenza del suo canale tramite lei, perché io facevo cosplay. Yeah! Una volta facevo cosplay con nome lì e quindi giustamente il tuo nome saltava fuori, no? Poi è stato il nome di Maurizio. Ogni tanto succede, un unico caso su 6 milioni, va bene, ok. Qua gli facciamo vedere un po'. Cosa facciamo? Ti lancio un po' addosso. Sono in casa sua per derubarlo, okay. Cioè per vedere il suo serpente, per vedere però adesso vedete, vabbè. Per vedere i rettili, bravo, esatto, che poi questi sono anche gli animali brutti. Ma no, tutti gli animali sono belli, tranne okay. Le scutigere, che sono orrende. Sono bellissime, sono le nostre amiche le scutigere. Ti mangiano i ragnetti, ti mangiano i moschini. Però hanno tutte quelle... Io le trovo strabelle. Comunque io sono un caso... Andiamo. Let's go. Allora, non so bene cosa fare. Ti faccio vedere un po' di animali, cosa dici? Beh, tanto stiamo salendo nell'oscurità. Certo, ti sto portando nel vicolo oscuro, no? Arma letale. T'ho chiamata qui, così facciamo gli esperimenti, no? Possiamo vedere, no, quanto ci mette un boa a strangolare una persona. Esatto, possiamo fare questo trucco una volta sola, ma vedrete che riuscirà benissimo. Esatto. Capite già che non esce da questa casa viva, esce stesa, insomma. Questo qui in realtà esatto, è per no, farmi mettere tipo così e io farò un sacrificale, no, non riuscirò mai. Benissimo. Oppure proviamo con questo qui. Questo qui è lui. Allora, vediamo. Ah, tu hai la versione pupazzo dei tuoi bambini. Ovviamente. Dov'è? Si ribella fortissimo oltretutto. Vedi? Lui è la versione di quello lì, quella vera. E questo qua è un serpente velenoso, cattivissimo, che ammazza le persone. Anche qui posso fare il trucco del veleno una volta sola. Vediamo quanto ci mette Ambra a morire. È tipo arrabbiatissimo, cioè... Io non ti dico niente, però vedo già che lei si appropinqua a toccarlo. Non gli metto una mano in bocca perché, insomma, non so... Ma in realtà questo è il serpente più buono che ho, però fa brutto a tutti, capito? È un serpente milanese imbruttito. Uè figa, non mi devi svegliare. È cattivissimo, vediamo se riesce. No, che non so se ha una potenza di morso, che ne so. Sì, sì, quello, se ti morde praticamente rischi la morte, quindi non torni. Ma io volevo suicidare. No, non si può dire. Allora, spieghiamo, questo serpentino qua è totalmente innocuo, praticamente non ha un veleno pericoloso rilevante per l'uomo. Si chiama Psyduck perché ha questo becco da papero davanti. Lui si chiama Ramen perché è un ramen, però Psyduck mi piace. L'ho battezzato. È incazzato con la vita. Vedi, non fare brutto Ambra. Fai il buono, non fare il cattivo. Guarda che mi apre la bocca. Arrabbiatissimo. E niente, quindi la prova dei velenosi l'abbiamo superata. Aiutami qua. Che devo guarda, fare? Guarda, casa mia cade a pezzi, quindi guarda. Sì. Bravissima. Lo farò. Un tribunotus gracilis. Questo qua è il piccolo, infatti è un po' troppo veloce lui. Faccio un po' fatica a prenderlo io. Roar. Sì, squack. Anche lui è incazzatello. Io ti tengo il vetro che per carità non si sa mai. Mi ricorda un pochino il Cordylus, che però è molto più... Alla fine il Cordylo è una tipologia di scinco. Questa qua è la mamma. E quello lì si sta sbucciando. Dai, vediamo se riesci a toglierla. Proviamo. Dai. Se non si spaventa, piano. Vabbè, la pellicina. Che brava Ambra con gli animali, vedi? questa qua è la femmina e questo qua è il suo figliolino, che adesso si è calmato finalmente. Queste barrette sotto la bocca. Queste barrette sotto la bocca spariranno quando sarà adulto. Infatti, la mamma non le ha più. Come i giochi leopardino che cambiano colore, gli si levano strisce dalla coda. Bravissima! Ma conosci già tutto? Ce li avevo i giochi leopardini. Ce avevi dei giochi leopardini? Davvero? Il maschio era così stupido. Cioè, carissimo animale. Infatti. Era veramente infatti, scemo. Se vedi i miei, sono molto scemi.
lì che ti guarda. Sono così ciccioni. Che poi sto notando adesso il tuo zerbino. Ti piace il mio zerbino? Molto bello, è molto molto bello. A forma di geco leopardino. Vieni figliuolo. Ciao grassoccio. E come mai hai avuto un geco leopardino? Ti piacevano? Perché mi piacevano un sacco, quindi sono stati il mio regalo dei 18 anni. E, ah, proprio al 18esimo. Sì, solo che in casa mia, diciamo, non era il tipo di animale che ci si aspetta, soprattutto perché poi vedevi tipo un grillo ogni tanto che vagava in salone, cose così. E oltretutto io sono allergica alle camole. Scusa, l'allergica alle camole non si può sentire. Ti guarda malissimo. Alle buccette delle camole. Se caca, io ti giuro. E quindi niente, decisi che era meglio che li tenesse qualcuno di più esperto e soprattutto che avesse il cuore di dargli da mangiare quello che era giusto per loro. Ho capito. Diciamo anche che io ho avuto 18 anni, ben 12 anni fa, quindi sicuramente, cioè il mercato, diciamo, degli animali esotici esisteva già naturalmente, però c'era anche molta meno informazione. Poi qua c'è ovviamente c'è Zucco qua. La filiqua. Bravissima. Che io ho sempre voluto, che bellissima. Super esperta, mamma mia. È rinomato per far la pipì sugli ospiti. Quindi questo, questo non te lo diamo, perché dopo deve andare a fare un cosplay, giustamente, perché è una donna indaffarata. Evitiamo di farci pisciare addosso dal salame con le zampe. Ma tu sai già tutto, insomma. Cioè, scusami. Delle cose, ma non tutto. Ma l'hai chiamato Tiliqua, è giusto? Perché ha la lingua blu, che non fai, non ti ricordi il rettile dalla lingua blu? Allora, c'è una biologa in casa, porco cane, veramente. Questa mi piace tantissimo. E poi sì, per me gli animali più sono grassi più mi piacciono, più sono buffi. Ci ho fatto tanti di quei pensieri sulle tiliqua. Ah, vedi, sono... aveva pisciato. Ah, vedi che l'ha pisciato, vedi. Presto, devo fare qualcosa. Veloce, veloce. Ha fatto 6 kg di cacca. Vedi, l'abbiamo messo giù nel momento giusto. Un pelo proprio. Arma letale. Guarda lui come guarda malissimo. Ti guarda malissimo. Walk. Ti seguo. No, qua c'è un Lampropeltis. Ah. Che è Noctis. Io ti odio. No, sta facendo la muta. Vedi, guarda. Ah, se per questo. Sta facendo la muta. Ti ha fatto anche una frittata. Lo vedi, è tutta grigia. Lo vedi dagli occhi blu. Guarda, guarda gli occhi blu. Ah, che figo. Io ti concedo di lavarti la mano. No, adesso andiamo avanti così. Dai, dammi la mano. No. È tipo selvaggissimo. No, assolutamente no. È il più buono del mondo. Certo. Tacambra. Attaccala. Tacambra. Oh, ci, ci, ci. Che grassoccio. Dì sì che è grassoccio. Non ho bisogno. Come? Vuoi uscire o non vuoi uscire? Tu vuole sempre. Io non vuoi uscire, non capisco. Sono confuso da me stesso. Ecco. Questo è il massimo che si può fare con un rettile. Beh sì, okay. Come posso smanazzarlo? Allora. hai schifo di ravanargli tra le dita dei piedi? No, no. Only fans di Cavu. Basta che non gli do fastidio. No, anzi. Lo aiutiamo a fare la muta sui piedi. Vedi, aiutato da Ambra a fare le foto ai piedi di Cavu, vedi? Ma che brava. Ciccione. È un cicciolone, vedi? Oh, squash, squash. Tra l'altro, i maschi dovrebbero crescere questa gorgiera sotto il collo. I bargilloni. No? Quindi, sto sospettando, essendo che adesso lui comincia a avere 5 annetti, sto sospettando che sia una femmina, che non gli cresce più di così. Ah, e dovrebbe essere più grande. Dovrebbe essere più grande di così, e la gorgiera lì sotto dovrebbe essere un pallone, no? Ah, caspita, ok. E quindi annunciamo, secondo me, per la prima volta, che Cavu mi sa che è femmina. Raga, Cavu e Cava. Vabbè, continuerò a chiamarlo Cavu, chi se ne frega, cioè. Anzi, lo lasciamo fuori mentre facciamo le cose. Così sarà un'altra cacca in giro. Hai già capito che altra cacca in arrivo in camera. Cosa sto osservando? Prendi così, vai. È ora di suonare Cavu. Che succede? Aspetta, prendi i grassetti. Esatto. No, questo qua sono i fretti. Mi ti odio.
Te l'avrei fatto fare a te, ma vedi cosa fa lui. Con questi artigli qua ti lascia il segno. Hello. Tutte le volte mi osserva e dice: vedi? Mi dici di no? Mi dici di no? Vado. Oh, ma sarà una roba. Tutte le volte. Sa che non può, eh? Quindi mi guarda. Per come dire, La vedo i resti di 6.000 grilli. No, qua ci sono le dubbia. Ah, ecco, questi forse io non li maneggerei, sai. Non lo so, Se io vedo uno scarafaggio fuori, anche io dico: oddio, fuori. Che schifo. E salto, giustamente, perché non so dove è stato, magari è stato nelle fogne. Certo. Però questi, sapendo cosa mangiano, da dove sono cresciuti e tutto. Ecco, lanciata. So da dove sono venuti su e che sono puliti, capito? Per quello che, vabbè, quelli non mi fa schifo toccarli. Ma infatti io a casa ho un formicaio di Dimestor Barbarus che ogni tanto mangiano anche i grilli. Ma cosa faccio? Io gli do i grilli? Certo che no, non glieli do mica vivi. Io compro dei grilli vivi che allevo in maniera felice. Quando poi crepano di vecchiaia io li do alle formiche. Quindi il grande... Quindi tu, scusami, sei l'unica persona al mondo che ha un allevamento di grilli per piacere, così? Hanno anche la loro casetta, hanno la pozzina dell'acqua e tante cose amene. Ma chi lo fa? Ma perché? Ma i grilli sono degli animali di merda. I grilli li odio. Sono carini. Qui c'è un animale nuovissimo che ho appena preso, un'iguana. Ma è tipo basilisco? No, no, è proprio un'iguana. Iguana. Dai, devi imparare a uscire. È appena scappata dietro, giustamente dove c'è cavo, simpaticissima, no? È volata fuori la velocità della luce, veramente un casino. Sta qua mi sta facendo venire l'ansia sto animale, perché non so come fare a tranquillizzarla. Cioè, come faccio a fare delle sessioni dove cerco di entrare a contatto con lei e farle capire che non c'è... No, non sono motivate dal cibo, perché mangiano del cibo di merda che non è buono, non le piacciono neanche i mirtilli, non... Vediamo se... Forse si sta rilassando. Importante vedere. Però insomma, non le ho ancora dato un nome. Come la chiamo? Oddio, Ansia Junior. Ansia Junior! Si chiama Ansia Junior, bellissimo, bellissimo nome. Ti tiro fuori il serpentone. Che già detto così, io tutti sti video, perché sempre quando è estate fa caldo, che sono sudato dalla testa ai piedi? Non so perché abbiamo tutti più tempo in estate. Esatto, perché non c'è la scuola. Ciao! Sembra una torta. Torta. Brava. Oh, che bravissima oggi. Pesa 29.000 kg. Splat. Splat. Pa, 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 pa. Bene, adesso te la senti di provare a tenere Tiamat? Già, sempre quell'abbraccio che dai una volta sola. Wow. Due. Minchia, quanto pesa, porca vacca. Vediamo Ambra, che è coraggiosissima, ha già preso un boa constrictor. Pesa un bordello. Pesa un casino. Tu puoi tranquillamente farla correre dove vuoi, sto io attento che non si stressi, non si... Mi sta strizzando la mano forte. Lo so. Purtroppo quello non ci posso fare nulla. È la sua natura. Sto attento che non ti strozzi il collo, però per il resto... Bella sciarpa. Come dicevamo, questo trucco lo possiamo fare una volta sola. Esatto. Forza, stenditi per terra, che così almeno ci mette di meno a ucciderti. Al tatto è bellissimo, perché è frescolino, morbidino, però non è viscido. Ne? Sta stringendo sempre di più. La fa solletichino. È un abbraccio col serpente. È comodo, cioè sta sudando. È comodissimo, ma guarda che è una bella sensazione, l'ho sempre detto. No, quando l'hai preso all'inizio pensavo che fosse tipo zozzo di terra, qualcosa del genere. Invece no, è tutto, è pulitissimo. È pulitissima lei, spuntinata così. Infatti vedi che sembra tutta zozzata. E invece no. È il nero proprio. Esatto. Che strano massaggio. Vai. Una nuova disciplina in palestra col serpente sarebbe da fare. Io con le braccia per fare il petto eccetera usavo 2 kg, quindi questo è già... Benissimo. Ha fatto pure sport. Sì, beh, adesso sono una persona esotica con i serpenti addosso. Yep, that's me. Ciccinchio. Dai, l'ho portata qui apposta. Insomma, dovevi ucciderla. Dovevamo non farla più uscire da questa casa. Ma che brava. Alla prima sei riuscita. Vabbè, che allora non frega niente. Alla prima sei riuscita, vedi.
ancora, sono tutta serpentuta. Sei serpentuta. Addio. Quella, la chiusura professionale. Eh beh, ovviamente la chiusura è tutto professionale a casa mia. Cioè, devi capire che sono un professionista, no? Con le luci messe così, con i cavi scoperti. E la gente, cioè, che non capisce la tua. Esatto, e la gente che non capisce l'arte. Ma non finisce qui. Ma non finisce qui. Andiamo avanti nel viaggio. Ora inciampo. Verso One Piece. Dobbiamo scendere nel seminterrato. E da qui non uscirò, ma per colpa tua. Esatto. Tan, ultima stanza, basta. Giuro che poi è finito, eh. Ma è bestiale, è gigante. Ciao, amici simpaticoni. Con l'acqua incredibile. Loro sono molto più tranquilli di quello che hai visto su. Tranquilla che non mordono, non hanno mai neanche provato. No, sta cosa che sotto c'è l'acqua, cioè, mi... Sì, c'è qualche pesciolino, ma proprio qualche. Ci sono due pleco e qualche medaca, vedi che sono lì che... No, allora, mai visto finora, tranne che tipo che bioparchi e simili, un terrario che avesse sotto l'acqua, così, cioè, possono nuotare assolutamente. È un terracquario, sì, per loro. Ah, che brava Amber, che gli dà da mangiare ai miei draghi. Difficilissimo, eh. Difficile, una cosa proprio difficile. Però c'è Ran che diffida, eh. Lei ti diffida, non si fida di te. Dice, ma chi è quella lì? Guarda che denti. Niente. Insomma, diffidava. Ambra che dà da mangiare a due draghetti. No. Cioè, hai capito che se ne sta andando il secchio, tipo, aspetta. Come quando, che ne so, al sushi ti stanno per portare via il piatto. Aspetta. No, aspetta. Non farmelo pagare di più. Mia. Tutta sbaveria. Vieni, mettiti sul tuo compare. Ti saluta anche. Io ti odio. C'è lui che era il serpente più buono che io avessi, ma adesso è entrato in una fase adolescenziale e adesso è diventato un adolescente che non vuole essere toccato. Non ho chiesto di nascere. Tu non capisci la mia musica. Da grande farò il batterista. Esattamente. Puoi prenderlo, non so se... Ok. Ecco, lui... vedi, lui è freddo, vedi. Però è più morbido e liscio. Gli speroncini. Cosa sono questi? Restini di zampini. Questi sono dei resti di zampe vestigiali. Queste qua sono le zampe dei serpenti, praticamente. Si chiamano speroni cloacali. Di solito sono più visibili nel maschio e sono il resto dei loro arti, praticamente. Quindi diceva Ambra. Che presa in giro. Sta facendo venire tutti i brividini. E niente, puntano sempre al fine. Si sta impicciando nei capelli, lo sento che sta tipo. Esatto. Eh sì, perché non li ha mai visti di quel colore lì. Allora cerca di capire i colori. È come un bambino, cerca di capire i colori. Cioè, se uno ci pensa a quanto siamo diversi noi rispetto a loro, e però la loro capacità e versatilità di cambiare i movimenti, di adattarsi, cioè, sono animali complessissimi. Bene, questo te lo faccio vedere io. Perché? Perché lui è il più agitato che ho. Questo qua, non essendo un mio serpente, ah no? Mi è stato dato da poco. Te l'hanno affidato o è tuo? Adesso è mio, ma è mio da poco. Quindi è cresciuto con altri padroni. Ok. Perché non riuscivano più a tenerlo. Insomma, gli hanno insegnato che facendo quel movimento che vedrai fargli, a quanto pare. Che ovviamente adesso non farà. Ovviamente adesso non fa benissimo, meglio. Vuol dire che sta imparando. Sì, buonissimo. Mi fanno ridere, quando si piegano sembrano delle torte. Allora, vedo che lui ha della muta super incastrata qua. Quindi togliamo questa e poi dopo ti mettiamo a casina. Mi sapete, cose così, anche loro fanno un po' la muta a rate, probabilmente perché c'era poca umidità nel terrario, quindi è sempre un misto tra errore di chi lo tiene e la dimensione dell'animale. Ehi, siamo riusciti! Sembra che stia a fare gli stickers tipo dei punti della spesa. Siamo riusciti! Shuff! Con calma! La gioia dell'altro! No! Calmi, regalmi! E allora? Mi sono stati dati degli animali da una persona che gli è morto un marito, che aveva tutti questi qua. Quindi questa qua è un'anaconda, ce li ho da una settimana. Ce li ho da una settimana e non so cosa fare, non so se tenermeli fino alla fine e crescerli e fargli un bel terrarione oppure no. Si può tenere un'anaconda? Assolutamente sì. Questa è un'anaconda gialla. L'anaconda verde non si può, ma questa è un'anaconda gialla.
No, sono pieno di tarantole, non te l'ho fatta vedere perché di solito evito con le ragazze che mi dicono non farmi vedere le tarantole. Queste cose da pussi. Vuoi vedere le tarantole? Sono animali, cioè. Va bene. No. L'animale, ecco. Certo, ecco, paura, cosa c'è? Loro hanno la testa tipo a supposta. Cioè. Cosa vuol dire che hanno la testa? No, non lasciarmi! Beh. Ok. Ok. Ho bisogno. Vediamo se ha fame. Oh, povero insetto. Madonna santa, gli è proprio. Gli era finita addosso, lei si è girata e l'ha preso. È stata velocissima. Non l'ho manco vista girarsi. Povero insettuccio. Sì. Che finaccia. Succhiato da un ragno, perché loro non li sciolgono da dentro e poi se li succhiano come un succo di frutta, quindi non è neanche una bellissima finale per loro, no. Purtroppo. Oddio, ha due mini piedini sul culo, oddio, non li avevo mai visti. Servono per fare tutte, per tassare, spargere roba. Tutte le del tele. Oh. Adesso sta facendo la happy dance, tipo i palpi. Sì, esatto, sta palpando il pavimento perché sta lasciando tutta la ragnatela. Ah, è vero, sto secernendo roba. Vedi che sta facendo tutta la ragnatelina. Capisci che gli spruzzini li uso per tenere sul cellulare. Oh, abbiamo finito di dar da mangiare alle tarantole. Lo dai in faccia, esatto, sto coso. Esatto. Com'è andata? Allora, penso alle povere blattine e... Ancora, ce le hai ancora lì, Le blattine ce le hai ancora lì. Però cioè, in realtà questa non è casa tua, è la casa degli animali dove occasionalmente ci sei anche tu che dai da mangiare agli animali. Guarda, c'è un piccione che esatto, ti guarda da fuori. È la casa degli animali, perché ci sono anche i piccioni che arrivano da fuori, vedi? Comunque, un bel tour molto interessante, ameno, e poi delle teche bestiali. Quella con l'acqua era... In realtà no, diciamo che cerco di dare il massimo per ogni animale, cioè l'importante è quello. Cioè mi piace tantissimo il concetto appunto della teca giusta per l'animale, però che ha anche una certa estetica, ma perché io cioè li guardo e mi rilasso praticamente. Poi mi devi assolutamente mandare un video di quello che fai oggi, che lo inserisco adesso alla fine del video. Ha senso. Che poi casualmente io oggi devo fare nel pomeriggio il cosplay di Bo Hancock, regina dei serpenti, quindi ma guarda un po', e non l'ho neanche scelto io, mi è stato chiesto, perfetto, quindi cioè perfetto proprio, è la giornata dei serpenti, puoi dire mentre fai il cosplay fino a 2 ore fa avevo un botto, no? Sono coerente dall'inizio alla fine. Ovviamente purtroppo non abbiamo potuto vedere tutti gli animali perché cioè mica ti tiro fuori i gechi volanti da lì, perché cosa? Cioè sono dei gechi volanti lì. Molto bene. Ah, se vuoi vederli li guardiamo, però siamo qui, vabbè, li vedremo. Va bene, li vedremo. Off camera li vediamo. Ciao ragazzi, iscrivetevi e andate subito a vedere il profilo di Ambra su Instagram, che è pazzesca, è bravissima a fare cosplay, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Sai dove comprare il cibo per i tuoi animali? Hai sempre sognato di tenere in mano delle cosine schifose come questa? Hai bisogno di ingerire terra per sopravvivere? Beh, c'è solo una soluzione per te. Fatti vedere da uno bravo. AgriPet Garden è uno bravo. Fatevi inviare le zozzerie direttamente a casa. Solo da AgriPet Garden. Solo su AgriPet Garden puoi trovare blatte di insetti a volontà. Proprio quelle che piacciono a loro. Anche tu vuoi viziare i tuoi rettili con le zozzerie? Vai da uno bravo. www.agripetgarden.it. Per me ormai è troppo tardi. Salvatevi almeno voi. Aia, aia. No! Ma mi scusi, signor Michele, come si fa a usare AgriPet Garden? Io so usare solo le app della NASA, non so i siti. Tranquillo, ci penso io a fare il tutorial, solo tutorial non! Fai su Google e scrivi AgriPet Garden. Grazie, tutorial man! Finalmente potrò andare anche io su AgriPet Garden! AgriPet Garden spedisce in tutta Italia cibo per i tuoi animali, che siano cani, pappagalli o lucertole. Dai un'occhiata a questa mantide! Eh sì, la spedisce AgriPet Garden! Vai a fare un giro su AgriPet Garden, non te ne pentirai! Vedi, io non volevo farlo uscire dal terrario, vedi che... Eppure, eccoci qua.